Ciao a tutti ragazzi, sono Arezzi, sono tornato con questo nuovo video. Oggi porto una Camp Strike presa in tutti contro tutti. Come la vedete la mappa è free fall, ma quest'oggi non mi sono fatto problemi per caricarvi un gameplay su questa mappa, sia perché non ve la propongo da un po' e sia perché non è spawn trap e comunque in tutti contro tutti. Quindi di solito le Camp Strike che faccio da solo vi piacciono di più, anche perché come al solito mi arrivano solite accuse da bambini che non capiscono niente, che so solamente giocare in spawn trap. Comunque chi mi segue da tanto sa che non è vero e non ci faccio neanche più caso di dire la verità. Quindi vi porto questa Camp Strike in tutti contro tutti. Spero non vi dispiace che è su free fall, ma comunque come vi ho detto mi pare che vi piacciono le Camp Strike quando le faccio in solo. Comunque ho pochissimo tempo anche oggi per dirvi quello che voglio dire, perché la cam dura sui 4 minuti. Insomma, su tutti contro tutti è anche abbastanza veloce, almeno per i miei standard. E dovete notare che il mio secondo farà qualcosa come tipo 7 kill. Quando io prenderò la cam lui sarà ancora a 7 kill. Infatti non appena tirerò la cam uscirò, perché mancheranno ancora 6 minuti prima della fine della partita. Il mio secondo era 7 kill, quindi la doppia era possibilissima. Anzi, la seconda sarebbe stata un po' più veloce. Ci stava addirittura anche la tripla, visto che il mio secondo era ritardato, faceva una kill ogni secolo. E quindi quitterò, ma non vi sto a far vedere il pezzo. Comunque la mia PlayStation è abbastanza lenta, forse perché ho troppi amici, e quindi tutte le volte che premo il tasto triangolo per andare nei recenti passano 30 secondi prima che si blocchi, si risblocchi la play, e fra l'altro non mi faceva più ripartecipare neanche nella lobby. Quindi ho perso questa occasione, mi dispiace, mi sarebbe piaciuto portarvi una doppia Camp Strike in tutti contro tutti. Fra l'altro questa qua era la mia primissima partita del giorno, stavo aspettando i miei amici che venissero online e mi sono messo a fare un attimo una partita in tutti contro tutti. Infatti si vedete che mi invitate da Imperial, ovvero Raffa, è appunto per quello. E ho preso questa cam, non so neanche cos'è, perché infatti non stavo andando per cam. Io gioco sempre normalmente, poi i gameplay escono, e infatti come vedete non è assolutamente una classe tutti contro tutti. Non stavo usando neanche il silenziatore, stavo usando un'arma che a me piace moltissimo usare, che uso anche molto in competitive e che me l'ha fatto conoscere anche Sascampi, che è molto buona, anzi molti la stanno sostituendo all'M-Tar sia nel competitive, ma comunque anche la pubblica è molto buona, e si tratta del Vector con il mirino laser e il calcio. Molti la utilizzano con il freno in bocca, ma io provandola un po' con gli scontri fuoco a fuoco appunto in competitive, a me sinceramente torna meglio con il calcio. Comunque se siete molto molto precisi potete benissimo mettere un freno in bocca, che tirate molti meno colpi. Comunque appunto non stavo andando per cam, si vede perché l'arma non è assolutamente silenziata, appunto stavo usando mirino laser e calcio, e poi perk non c'era neanche silenzio di tomba, e tutti i perk io metto di solito quando vado in tutti contro tutti, perché è l'unica modalità sulla quale io mi preparo una classe prima di provare a farci un gameplay, perché del resto siete 1 contro 8 se non sbaglio, e senza silenzio di tomba è veramente difficile non farsi beccare se qualcuno, anche uno solo, ha le cuffie. Insomma è molto facile farsi uccidere, e quindi io che non sono un fan di silenzio di tomba, almeno so che è molto utile, però non riesco mai a incastrarlo nella mia classe prima di specialista, su tutti contro tutti lo uso, eppure quando lo stavo usando appunto perché era la prima partita del giorno. Comunque ragazzi, qua mancano circa 30 secondi, come vedete raccoglierò un campa 7 alla fine perché finirò i colpi del Vector, e quindi un'arma silenziata, ho detto ma sì, usiamola, anche se comunque mi spawnavano abbastanza lontani e quindi il K7 non era di sicuro buono con Vector. Comunque ragazzi, qua l'impresa sta per finire, io spero che vi sia piaciuto, se è così mi a lasciare un bel mi piace, commentate, iscrivetevi se non lo siete ancora, passate alla pagina Facebook, non ve lo dico mai, è molto importante. Niente ragazzi, ho finito, ciao a tutti.